Non ha padrone, gironzola sempre qui intorno. Dimmi, perché l'hai chiamato Casper? Caspar, non Casper. Come Caspar Hauser. Anche a lui non gli volevano bene. Su, vediamo se riusciamo a dar da mangiare a Caspar. Devo avere qualcosa in cucina. Fermo, non toccarla! Scusa. Non intendevo spaventarti. Ma sai, tengo molto a questa ciotola. A vederla non si direbbe proprio, ma è la...